Siamo sempre su Stellarium, un pochettino dopo, alle 21:39. Cosa possiamo vedere? Vediamo che Vega, cappella un po' più alta, Orione è sorto, Giove è spostato, le Pleiadi sono rotate e tutto sembra essere ruotato un pochettino intorno a un punto fisso. Queste qua sono conoscenze che diciamo ci sono un po' scontate adesso, è molto, molto banale parlare di stella polare, pianeti, ma non è sempre stato così. Questa seconda introduzione, infatti, è un po' un sunto della storia, delle scoperte, delle civiltà che hanno cercato di guardarsi intorno e creare ordine in quello che vedevano. La nascita delle costellazioni è anche dovuto a questa, cioè le prime costellazioni, le 12 costellazioni dello Zodiaco, non avevano un significato anche mitologico. Abbiamo dovuto aspettare qualche millennio con i greci che affibbiassero a una costellazione, a un oggetto, anche un mito, e un mito che spiegasse la natura, ossia, per esempio, la costellazione dell'Orsa Maggiore, perché è circumpolare alle latitudini dei greci e degli italiani. Beh, ora lo sappiamo perché si trova a una ventina di gradi al polo nord, quindi deve matematicamente essere circumpolare. Ma ovviamente non lo sapevano, quindi nel mito si racconta una storia e la punizione di questa costellazione che raffigura Oddio, mi viene in mente Cassiopea, ecco Callisto, la figura Callisto, la punizione era che non doveva mai riposarsi, non scendere sott'acqua, dove c'era la dea Tete del mare e Poseidone, ma era condannata a essere sempre in alto. O altre civiltà rappresentavano altri miti per spiegarsi, cioè sempre per il grande carro, in particolare cioè, l'asterismo del grande carro. Nella costellazione dell'Orsa Maggiore, i romani non vedevano un'orsa, vedevano appunto sette buoi, cioè in latino septem triones, queste sette stelle che trainavano la volta celeste, non tramontando mai, che erano facilmente visibili da quasi tutta la parte, tutto l'impero romano, e questi sette buoi trainavano la volta celeste. E quindi il termine settentrionale è rimasto dall'uso del grande carro. E quindi vediamo due grandi cose. La prima è che le civiltà si sono susseguite, ognuna ha cercato di imprimere o con forza o semplicemente per diciamo, inerzia la propria cultura nel cielo. E la seconda è che qualcosa è rimasto. Ovviamente noi siamo nel mondo occidentale, quindi vediamo che le costellazioni del nord sono tutte collegate a nomi greci, però ci sono tanti secoli di scrittura e riscrittura delle stelle. Per esempio, le stelle hanno nomi arabi, la maggior parte hanno nomi arabi, cioè la costellazione del Grande Carro, dell'Orsa Maggiore. Le stelle non si chiamano tipo Betelgeuse, no? Un nome più facile, Castore o Polluce, che sono nomi greci. No, si chiamano Alcaide, Mizar, Aliot, Dube, Merak. Sono nomi strani per noi, sono nomi arabi che hanno un altro significato ancora. Perché? Perché la cultura araba li vedeva il carro da morto, il carro di un defunto. E le sette stelle del grande carro erano le sette figlie del lutto, cioè così Alcaid, letteralmente si chiama la capa delle figlie del lutto. Quindi cultura che viene, miti che sono rimasti, e noi abbiamo fatto una sorta di grandissimo mashup di tutto. Fino al 1930 c'era un casino di sovrabbondanza di costellazioni, di miti, e abbiamo deciso di fare un bel convegno, forse nel 1933, e di
decidere che oggi ci sono 88 costellazioni che sono semplicemente aree di cielo. Ma andando con ordine, abbiamo già citato i babilonesi. I babilonesi sono tra le prime tracce che ci sono rimaste, non che abbiamo, ma che ci sono rimaste, del fatto che le persone si sono accorte che la sfera celeste sembra una sfera. Sembra che le stelline siano incastonate intorno a un grandissimo foglio e questo foglio ruota con una certa velocità intorno a un punto fisso. Ora sappiamo che c'è perché la Terra ruota sul proprio asse, ma all'epoca era un po' più misterioso. Soprattutto io continuo a parlare di punto fisso, non di stella polare, perché all'epoca dei Babilonesi la stella polare non è dove la vediamo adesso, ma ci tornerò tra poco. In particolare, ai babilonesi è dovuta la nascita delle 12 costellazioni dello zodiaco, che dovrò fare un piccolo spoiler agli amanti dello zodiaco. In realtà le costellazioni dello zodiaco devono essere 13 adesso, perché si è aggiunto anche l'Ofiuco, ma vedrete che posso rovinare questa credenza in diversi altri modi. Cosa sono queste costellazioni? Le conosciamo tutti. Qua c'è Toro, Ariete, Acquario, Pesci, Bilancia, Vergine e chi ne ha più ne metta. Queste costellazioni nascono dal fatto che si erano accorti che i pianeti, che all'epoca erano cinque, noti con altri nomi, ma usiamo quelli greci, cioè Mercurio, Venere, c'è cioè la Terra, Marte, Giove e Saturno. I pianeti non si muovevano lungo la stessa carota delle altre stelle, aveva un movimento proprio. Infatti, erano semplicemente chiamati astri, non erano pianeti. Il nome pianeta deriva dal fatto che i greci, per descrivere queste stelle un po' impazzite, un po' vagabonde, di che basta appunto in greco stelle vagabonde, cioè planetes asferes. Planetes. I pianeti sono stelle vagabonde, planetes vagabondo. In realtà il moto dei pianeti visto da Terra non è così come l'ho descritto, una bella linea di un pianeta che si muove lungo una linea e va sempre nella stessa direzione. Ma alcuni possono andare verso destra, altri verso sinistra. Quelli che si vedono a occhio nudo giacciono tutti sulla stessa linea, che chiameremo linea dell'eclittica. Però ci sono due cose, alcuni possono andare a destra, tornare un po' a sinistra e poi rinvertire il moto apparente e continuare dove stavano andando e rifare anche questa inversione. La seconda è che un pianeta nano come Plutone in realtà non sta nella linea dell'eclittica perché non ha abbastanza massa e quindi in realtà non giace sul piano dell'eclittica. Ma andando avanti, appunto, abbiamo i greci, in particolare dobbiamo arrivare fino a Tolomeo. Tolomeo fa un bel lavoro, crea una, oggi la chiameremo pubblicazione, ma all'epoca era chiamato un Almagestum, cioè un libro magister in cui racchiudeva tutta la cultura dell'epoca e in particolare portò le 12 costellazioni che comprendono soltanto una fascia di cielo, ossia le stelle dietro a questa immaginaria linea dell'eclittica, da 12 a 48. E la sistemazione ovviamente è un pochettino strutturata, dopo la vedremo molto bene con i miti. Cioè, alcune costellazioni sono poste per vicinanza, di significato, perché magari c'è un mito che le collega, altre costellazioni invece devono essere agli antipodi sempre per un mito. Però al di là di questo, diciamo di fisica qua ce n'è poca, soprattutto perché stiamo sempre parlando di noi occidentali, di noi che viviamo nell'emisfero
boreale. Le spedizioni dal 1492 alla scoperta dell'America iniziarono a essere un pochettino più importanti nel 1500, 1600 e 1700, e le persone dovettero creare delle altre costellazioni per l'emisfero sud, non che le culture dell'emisfero australe non ne avessero, cioè i Maya, Aztechi, gli aborigeni australiani, i neozelandesi, ovviamente avevano i propri miti, le loro leggende, e avevano anche loro osservato avvenimenti straordinari, magari la nascita di una supernova o una meteora. Però siamo occidentali, a noi è sopravvissuto la cultura occidentale, e soprattutto quel convegno che vi dicevo del 1930 l'hanno fatto in Europa, e quindi hanno deciso di usare le costellazioni di noi occidentali che siamo andati a conquistare terre lontane. E in quel periodo lì, in particolare, correva l'illuminismo, cioè l'abbandono della religione fedelistica, e questa, non devo chiamarla fede, ma questa sicurezza, questa, nel progresso, nella scienza. Infatti, la maggior parte delle costellazioni che si trovano nell'emisfero australe non hanno nomi legati a miti greci, divinità, semidei, Zeus, Olimpo, ma sono oggetti del progresso, tipo la macchina pneumatica, l'orologio a pendolo con passo, il microscopio e telescopio, il pittore, lo scultore, oppure fanno riferimento a animali che hanno scoperto lì, cioè tipo l'uccello del paradiso, la gru. Andando avanti, il primo che ci dà una mano a livello fisico è Keplero e Galileo. Diciamo due contemporanei, perché infatti c'era tra loro una corrispondenza, che furono i primi a usare il telescopio nel modo sbagliato. Perché all'epoca il telescopio in realtà era semplicemente un cannocchiale che Lorenzo de' Medici usava a livello nautico per vedere le navi che l'occhio umano non riusciva a vedere perché erano troppo distanti. Galileo fu il primo a usare il modo sbagliato e lo puntò verso le stelle, verso i pianeti, i planetes, e scoprì, come sappiamo, diverse cose e rispose a domande che si erano fatti dei studiosi 2000 anni prima. Cioè, noi abbiamo la Luna. Tanto perché c'è la Luna? Perché ci dà sempre la stessa faccia? Ci sono altre lune? Al di là del grandissimo lavoro di smantellare la teoria geocentrica e dire no, c'è il Sole, noi ci vediamo intorno, la Luna ruota intorno a noi che ruotiamo intorno al Sole. Galileo fu il primo a scoprire tantissime cose, infatti ci sono mille spedizioni col suo nome o con i nomi degli altri ricercatori. E per esempio scoprì le lune di Giove, cioè sì, la risposta alla domanda era sì, esistono altre lune nel sistema solare. In particolare, cosa che fece? Puntò il telescopio a Giove, che tendenzialmente vedi come un pallino. E invece, wow, riuscì a vedere, non credo gli anelli, perché gli anelli sono molto difficili da vedere di Giove, soprattutto perché a seconda dell'inclinazione possono anche essere invisibili, ma un giorno vide quattro pallini luminosi, che pensava fossero stelle nello sfondo, ma la sera dopo erano tre. La sera dopo erano quattro, ma invece che essere tutte a destra erano uno a sinistra e tre a destra. La sera dopo erano due a due. La sera dopo c'era soltanto un pallino. E quindi col
passare delle serate, riuscì a dedurre che ci fossero quattro corpi celesti, quattro sfere celesti che ruotassero intorno a Giove. Ed era una notizia pazzesca. Ora sappiamo che Galileo non se l'è passata molto bene con la Chiesa. La Chiesa lo mise, diciamo, agli arresti domiciliari, dicendo: se tu pubblichi qualcosa, oppure se tu non ti rimangi quello che hai detto sulla teoria eliocentrica, muori, stile Giordano Bruno. E il povero Galileo fu costretto ad abiurare. Ma la comunicazione, diciamo che se c'è qualcosa di pazzesco che hai appena scoperto, tu devi dirlo. Quindi, ovviamente, la scoperta successiva che riguardava Venere dovette informare qualcuno. Cosa scoprì di Venere? Scoprì che Venere, vista al telescopio, presentava delle fasi, come quelle della Luna: primo quarto, secondo quarto, Venere nuova, non c'è più Luna nuova, come possiamo chiamarlo, plenivenerunio, plenivenusio, però era complicato divulgare le informazioni, soprattutto quando c'è la Chiesa che ti legge la corrispondenza. Quello che fece fu molto geniale, cioè inviò una lettera a Keplero, che oggi diremo crittografata, ossia scrisse un anagramma in latino. Il messaggio che passava, che era scritto in latino, la traduzione era: la madre degli amori imita le forme di Cinzia. Cioè, no, scusatemi, quello era già anagrammato. Il messaggio che passava era: queste cose sono da me dette in varo. Che in realtà ci sta anche, nel senso, queste cose che io voglio dire, che ti dirò, sono dette in vano perché non verranno pubblicate, nessuno ci chiederà se verranno pubblicate, io verrò messa a morte. È inutile quello che sto facendo a livello effettivo. Adesso il Keplero vide il messaggio, capì che era, diciamo, una cosa in codice e lo anagrammò, ottenendo appunto la frase: la madre degli amori imita le forme di Cinzia. Cos'è? Da 75 di 33 60, sono 50 60 e Grazie. Piccola pausa. Qual è la significa di questa frase? Cioè, la madre degli amori, Venere, imita le forme, cioè ha lo stesso comportamento di Cinzia, di Selene, della Luna, a seconda della mitologia. Le chiamiamo teorie, ma i dati di Galileo poi furono confermati da mille ricercatori, e arriviamo a Newton. Newton è la persona che ha dato un impianto matematico stabile, forte e sicuro a tutto quello che gli altri avevano fatto prima. Ovviamente Keplero aveva già capito che le orbite erano ellittiche, che i pianeti non hanno sempre la stessa velocità, ma hanno la stessa velocità areolare. Cose che magari andremo a vedere dopo, ma Newton fu il primo nerd che si mise lì e di una formulazione matematica, nel senso che creò lui il calcolo infinitesimale insieme a Leibniz per dare una formulazione precisa a livello totale di quello che succedeva a leggere. Fatto sta che in realtà successa una cosa che in fisica e ricerca nella scienza non deve succedere, cioè c'era una credenza che Newton dovesse per forza avere ragione. Passano i secoli, siamo intorno quasi al 1800, si scopre che esiste Urano. Fantastico! Anche Urano ha la sua orbita ellittica che segue le leggi di Newton.
e si sono tutti molto contenti. Però alcuni dati sembravano indicare che ci fossero delle piccole anomalie. Adesso, cosa si dovrebbe fare se fossimo nel mondo accademico moderno? Prendiamo più dati, vediamo se ci sono dati che smentiscono una teoria. E come succede, siamo tutti molto eccitati perché c'è della fisica nuova, c'è qualcosa che non abbiamo capito e vogliamo capire meglio. All'epoca tutto questo non è successo. Qualcuno ha poi ipotizzato di prendere, ad esempio, la formula classica di gravitazione universale. Questa. E modificarla leggermente. È come nella relatività ristretta che, diciamo, Einstein aggiunse un fattore di correzione gamma. Qua qualcuno pensò bene, invece che rendere la forza proporzionale all'inverso del quadrato della distanza, di porla a 2 più un certo epsilon piccolo. Ovviamente non funzionò perché ha sbagliato. Ma qualcun altro disse, in particolare si chiama Leverrier, disse: figuriamoci, Newton deve avere ragione. Perché? Perché Newton, cattolico fisico, dava ragione a Aristotele, quindi assolutamente non può esserci un dato sbagliato. Quel dato deve essere giusto, ma deve anche essere giusto il fatto che Newton abbia ragione, abbia già predetto tutto. Quindi possiamo supporre che ci sia un pianeta abbastanza grosso, diciamo una decina di masse terrestre, che con la sua gravità influenzi l'orbita di Urano e quindi spieghi queste apparenti anomalie. Quindi cosa fe fecero i calcoli? Ipotizzarono dove dovesse trovarsi, guardarono nel telescopio e trovarono Urano. Vediamo adesso dov'è Urano. Eccolo. Diceva: ah, bello. E trovarono Nettuno. Vedete che non è molto facile da vedere a occhio nudo, cioè è quasi impossibile. È un gigante ghiacciato di 14 masse solari terrestri, però è difficile da vedere a occhio nudo. E quindi pazzesco. Succede poi che qualcuno trovò un altro errore nell'orbita di Mercurio, cioè il pianeta più vicino al Sole. Di nuovo, cosa si fa? Intanto, qual è il problema? Il problema è che l'orbita di Mercurio, che è un'ellisse, non si chiude. Cioè, ogni giro l'ellisse viene spostato, viene ruotato un pochettino. Questa cosa qua è prevista da Newton. In particolare, diciamo che se vogliamo misurare questa, si chiama precessione del perihelio, o della fenicola, di un punto dell'orbita, possiamo misurarla con un certo numero di gradi per secolo. E Newton prevedeva che ci fossero circa 8600 secondi d'arco al secolo. C'era invece un'anomalia che non era 8600, ma qualcosa dell'ordine di 8643. Cioè, ero soltanto 43 secondi d'arco. Intanto, per evitare confusione, cos'è un secondo d'arco? Un secondo d'arco è un sessantesimo di minuto d'arco. Cos'è un minuto d'arco? È un sessantesimo di grado. Cos'è un grado? È un 360° dell'angolo giro. Quindi stiamo parlando di un dato piccolo, molto molto piccolo, e consideriamo che questo errore di 43 sessantesimi di sessantesimi d'angolo
di grado d'angolo accadeva ogni secolo. Però comunque non veniva spiegato da Newton. Quindi, capendo un po' il giochino, le persone dissero: ah, Nettuno è stato scoperto recentissimamente, ipotizzando che ci fosse, per spiegare le anomalie di Urano. Facciamo lo stesso. Immaginiamo di avere un pianeta più piccolo, più interno all'orbita di Mercurio, e lo chiamiamo già Vulcano. Vulcano deve avere questo nome, questa massa, questa velocità, questo momento angolare, questa inclinazione, le stagioni sono fatte così, tutto. Di Vulcano sappiamo tutto. Le persone cominciarono a guardare dove si ipotizzava ci fosse questo pianeta, cominciarono a trovarlo, ma non ricercatori, studiosi, no, tutti. In particolare c'era un medico appassionato, diciamo, di telescopi, che fu il primo a dire: l'ho trovato. E Le Verrier andò da lui e confermò la presa dati. Cioè, cavolo, se Le Verrier, che ha scoperto Nettuno, dice questo, allora wow, deve essere vero, cioè una sorta di principio di autorità. E nei successivi 18 anni, tutti confermarono l'esistenza di Vulcano. Dopo il 1860, qualcuno cominciò a dire: scusa, ma dove mi hai detto che l'hai visto? No, perché non lo vedo. Ma adesso dove dovrebbe trovarsi? Lì. Ma lì non c'è. In realtà, questo pianeta non esiste. Non è mai esistito. Quei 40 secondi d'arco sono rimaste un'incognita per un po' di tempo. Non devo dire tanto tempo, ma vi racconto una citazione. Ossia, siamo nel 1905. Lord Kelvin, a.k.a. Thomson, nominato Lord per le sue scoperte dalla Royal Academy inglese, disse questo: non c'è più nulla da scoprire, tutto quello che c'era da scoprire è stato scoperto. Al massimo possiamo fare delle misurazioni più precise, perché magari quei 43 secondi d'arco non erano effettivamente 43 secondi d'arco, magari erano 20, poi riprendiamo i dati, in realtà erano 5, poi in realtà erano zero, oppure erano tipo talmente pochi da essere compatibili con la teoria. 1905, signori. Il genio. Per me Thomson, Lord Kelvin, è il genio. Quello che si è occupato di tutto e ci ha sbagliato in pieno. Lo stesso anno, un tizio sfigato di nome Einstein, Albert, pubblicò quattro articoli. Il primo gli valse il premio Nobel per l'effetto fotoelettrico. Nel secondo dimostrò l'esistenza degli atomi, che non era certo fino a quell'epoca. Ma questo signore qua, 10 anni dopo, che sono stati 11, 11 anni di creazione di matematica, di geometria differenziale pura, pubblicò una teoria che adesso è un caposaldo della fisica, che non riesce a essere smentita e purtroppo non si lega a niente di cui conosciamo, cioè la teoria quantistica dei campi. Pubblicò la teoria della relatività generale. In questa teoria rivoluzionò completamente tutto. Non è che aggiunse un fattore di correzione a Newton, dandogli ragione. No, prendeva Newton e lo accartocciava, lo proprio strappava in due. La cosa bella è che in realtà quei 43 secondi d'arco furono spiegati esattamente dalla teoria di Newton che li prevedeva, di Einstein che li prevedeva.
Ma non solo, Einstein, come ogni volta che si pubblica una teoria, disse l'effetto della gravità del Sole si vede molto sui pianeti vicini. In particolare c'è un'anomalia di 43 secondi d'arco sul pianeta più vicino. Ma se ci allontaniamo di un po', non è che l'effetto del Sole sparisce, si presenta anche sul secondo pianeta, su Venere, con un'anomalia di precessione del periodo di 8,6 secondi d'arco per secolo, anche per la Terra che sono 3,8. Quindi effettivamente ogni pianeta ha un'anomalia, perché non si vede? Ma per fare un paragone, cioè Giove, il pianeta più grande, più massiccio, che cioè, la sua massa è il doppio della somma delle masse di tutti gli altri pianeti, ha un'anomalia di precessione periodica di 0,6 secondi d'arco per secolo. Era un dato assolutamente non misurabile nel 1860 e a malapena nel 1916. Detto questo, la prossima parte, che sarà il vero discorso sulla cultura del cielo, inizierà nel prossimo video.